Bentrovati telespettatori del Sassone allo Stagno, oggi da Gazzaniga per parlare della nuova legge elettorale che vorrebbe la parità di genere, cioè in Parlamento uguali posti tra maschi e femmine. Secondo voi questa è un'idea sensata, è un'idea giusta? Sentiamo cosa ne pensa la gente appunto da Gazzaniga. Solo perché è brava, non perché è donna. La donna, premesso che la donna è sempre meglio sul posto di lavoro rispetto all'uomo, però è considerata molto meno. Dici quali sono le caratteristiche che fanno la donna, secondo te, superiore a un uomo sul posto di lavoro? È perché la donna per natura già è madre, gestisce la famiglia, gestisce i figli, quindi già è più portata rispetto all'uomo, ma da tantissime generazioni, sì. Non da adesso, da sempre. Quindi più manager la donna dell'uomo. Yes. Quindi anche in politica come la vedi tu la donna? Bene, la vedo bene in politica. Non è nel mio caso perché io non ne capisco nulla di politica, però secondo me può fare tanto una donna in politica. Sicuro? Non lo dici sicura. Perché sei donna? No, sicura. Come vedi quindi questa cosa delle quote rosa? Il 50% deve essere di donne secondo la nuova proposta? Sì, va benissimo. 50% donne e 50% uomini? Ottimo. Ottimo, quindi per un miglior confronto è sempre positivo. Perché cosa darebbe secondo te in più la donna rispetto a un uomo in politica? Non in più, qualcosa di diverso, qualcosa di nuovo, probabilmente è quello di cui abbiamo bisogno. Dici che la prospettiva di una donna rispetto a un uomo è diversa? Vedono le cose in modo diverso, gli uomini e donne? Forse sì, alcune cose sì. Non in modo migliore o peggiore, però in modo diverso e sicuramente è positivo perché è sicuramente porta un confronto tra i generi. Ma in quanto donna tu sei mai stata discriminata sul lavoro? No. Hanno mai preferito un uomo rispetto a te? No. Perché sei il capo? No, non ancora. Basti che facciano il loro dovere. Allora perché qui stanno insistendo? Perché vogliono la parità di genere, vogliono tanti uomini quante donne in politica? Non lo so, guarda, quello non mi intendo. Però per me è uguale, sia uomo che donna. Basta che uno sappia fare il suo dovere e sappia dare i diritti a tutti quelli che appartengono. Quindi in politica, i politici, se sono tutti uomini, o tutte donne, o più uno più l'altro? A me non interessa niente, a me interessa che loro facciano il loro dovere e basta. Okay. Non è vero quindi questa cosa che gli uomini vogliono che, insomma, che in politica ci siano solo uomini? No, per me no. Per me no. È logico avere anche qualche donna, perché anche la donna ha diritto uguale all'uomo. Perciò per me va tutto bene. Io sono d'accordo per le donne in politica. Questa cosa del 50%, essere parità di genere, adesso si sta discutendo sul fatto che devono esserci tante donne quanti uomini. Sono d'accordo. Meglio giovani però le donne. E belle, okay. Soprattutto. Sentito la storia della parità dei sessi? Certo. Che vogliono mettere il 50% di donne? Sì, forse andremo un po' meglio se le mettono. Perché? Perché abbiamo visto cosa avete fatto voi. Ma cosa vuol dire? Ma perché l'uomo e donna è diverso? Nel cervello sì. E penso che devono essere elette perché sono donne o perché sono brave? No, è giusto, perché la donna ha un ruolo come l'uomo nella società. È giusto che sia eletta perché è brava o perché è donna? Perché sono brave. Non solo perché è donna. Donna o uomo non cambia niente. Allora perché qui allora stanno lottando perché vogliono che anche loro siano in numero uguale agli uomini in politica? Perché comunque venga eletto chi è bravo, non chi è uomo, chi è donna, chi è alto, niente. Chi è basso. Chi è bravo, perché comunque il cervello ce l'ha anche la donna, è ora di finirla, di sottometterla. Anche in politica può fare benissimo il lavoro dell'uomo. Secondo lei una donna in politica i lavori manuali no, diciamo che ha più forza l'uomo, però i lavori, non so, in politica, di cervello diciamo. Ecco, così riesce benissimo, perfettamente anche la donna. Cosa potrebbe dare una donna in più all'Italia? Secondo lei andrebbe meglio un paese governato da donne? No, tutto da donne no. Un misto, è giusto, una cosa equo. Secondo lei un 50% quindi sarebbe da fare? Sì. Quindi anche lei è favorevole a questo 50% tra uomini e donne in politica? Sì, perché comunque per quello che hanno fatto anche gli uomini finora, che hanno scaldato solo la sedia. Lei discrimina, dalla colpa. Non è discriminazione, non però. Non dici che è colpa di questi pochi intelligenti, perché è uomo. No, assolutamente. Ci sono uomini che sono molto bravi e che hanno meritato di essere stati in politica, ma ci sono altrettanti che secondo me non hanno tirato insieme niente. Ma secondo lei gli uomini fanno apposta a mettere nell'angolino le donne?
Può darsi. O sono le donne che non si presentano, si candidano? Può darsi, perché l'uomo si sente sempre un attimo... È un attimo, diciamo, maschilista, no? Più padrone. Ecco, cioè, però, sinceramente, quei lavori lì riesce perfettamente anche la donna, basta che svolga il suo compito. Ma lei non è mai capitato che qualche uomo le abbia detto, ah, cosa vuoi capire, tu che sei donna? Vabbè, non ci si fa caso. Sì. Non ci si fa caso, perché comunque qualcuno lo dice ormai, magari ormai per gentilezza, pensieri. Qualcuno magari lo dice per discriminazione, però si sa che, o per battuta, cioè si sa che da una persona intelligente certe cose non vengono. Okay. Ed altri si lasciano si lasciano parlare. Esatto. Le donne dovrebbero avere il 50% dei posti in politica, come vogliono? No, devono avere il posto in politica in base alle capacità che hanno, basta. Non c'è una percentuale 50, sono le capacità di stare in politica, perché non farlo? Perché non dargli la possibilità di farlo? Secondo te, non ci sono, perché non ci sono oggi tante donne in politica? Perché sono loro che non sono interessanti a questo ruolo? No, perché c'è stato perché sono gli uomini furbetti? Ma no, che ma non... perché c'è stato sempre da parte degli uomini una prevalenza, perché l'uomo, sai... Con gli anni adesso è maturata la storia, le cose si capiscono meglio e le donne, giusto, è meglio dargli la responsabilità che devono avere, no? Alcune donne che ho incontrato stamattina hanno detto: ci fossimo noi al potere sarebbe un'altra Italia. Dicono loro. Potrebbe essere anche una soluzione, basta che l'Italia cambia, vanno bene anche le donne. Cioè, quindi tu sei d'accordo? D'accordissimo. Ma io ti lancio una cosa, intanto che mi stai intervistando, sì. Ma tu perché non organizzi nella tua sede? Sì. Invece di mettere sempre le sole inserzioni pubblicitarie, perché non organizzi questi dibattiti? La gente della Valle può anche parlare. Lo stiamo facendo apposta per strada. Perché nessuno viene da noi, noi andiamo da loro. Se Maometto non va alla montagna, è la montagna. Però ti volevo dire, fallo, organizzala un qualcosa per discutere. Se vieni tu a fare da mediatore. Vengo io, perché no? Io no. Abbastanza bene, io ne penso. Adesso poi stanno facendo quel discorso lì del 50%. Sarebbe buona cosa, dai. Visto e considerato che comunque hanno sempre prevalso gli uomini, tempo fa e non adesso. Dai, non è male, insomma. Ma io una penso... persona deve essere eletta perché è brava, perché è capace o perché è donna? No, innanzitutto deve essere eletta perché è capace, poi anche perché è donna. E perché ce ne sono così poche in politica? Probabilmente perché sono gli uomini che le tengono in angolo. Probabilmente ci sono ancora gli uomini che prevalgono. Secondo me è così. Quindi sono gli uomini che dicono no, tu non puoi essere eletta, tu non ti puoi presentare. No, io ho un po' di dubbi che sia un uomo che dica no, tu non puoi presentarti. Perché lei comunque si può presentare, poi giustamente, e poi al limite chi la vota, che comunque, certo, deve essere comunque una donna con i cosiddetti. Certo. Ma hai capito? Noi che dobbiamo votare, scegliamo, secondo lei, gli italiani preferiscono scegliere un uomo o una donna? Gli italiani? In generale. Si presenta lei e si presenta un uomo. Guardano gli italiani la differenza di sesso per votare? Probabilmente c'è ancora la mentalità sul maschio. Sì. Secondo me c'è ancora un po' di mentalità sul maschio. Però giustamente oggi i tempi cambiano, i tempi devono cambiare anche le modalità. E andrebbe meglio un'Italia comandata da donne? No, io non sono del parere solo donne. Solo donne no, misto sì, solo donne no, perché la donna sappiamo benissimo che comunque ha sempre prevalso l'uomo, ma io sono comunque sempre del parere che la donna è... Ha qualcosa in più. Non facciamo dire, non mi faccio dire in più cose. Non manca il negativo, eh? Ah sì? Sì. Cioè l'uomo, pur vigliacco che sia, pur vediamo anche adesso cosa stanno facendo, comunque la donna... Sentivo proprio un momento fa Crepe, lo psichiatra Crepe, che appunto diceva: non mettiamoci però in testa che l'uomo sia così vigliacco, perché comunque sia, anche arrivando a certe determinazioni, vuol dire che c'è un qualcosa che scatta dietro. Siete voi che ci portate al limite. Io penso che a volte, non sempre, ma a volte sì, perché poi bisogna tenere presente che anche l'uomo, quando arriva a certi limiti, vuol dire che è uscito di testa, non c'è più, e allora lì scattano tutte quelle cose che sentiamo in televisione, che sono allucinanti, per cui
Per cui vediamo un po' come va, perché stiamo veramente andando su una linea abbastanza pericolosa. Si presenti lei in politica? Mi sembra una tipa bella tosta. Cosa vuole che mi presenti? Io oramai ho fatto il mio tempo. In qua a Gazzaniga, in consiglio comunale. L'ho fatto in precedenza, non come consigliera, ma come nel mio lavoro ho fatto e detto e fatto di tutto. Lei non è mai stata discriminata nel suo lavoro? No. Devo dire che ne sono uscita a testa alta, guardi, sinceramente sono contenta per quella cosa lì, perché sono uscita a testa alta. Alcune donne oggi hanno detto che se ci fossero più donne in politica l'Italia andrebbe meglio. Può essere, sicuramente. E come mai ce ne sono così poche? Perché si vede che gli uomini sono più bravi. Oppure sono le donne che non si presentano, oppure sono gli uomini che tendono a tenere perché un angolino. Perché vogliono comandare le donne. Hanno paura gli uomini delle donne? No. Non credono sicuramente che se una donna fosse al potere dimostrerebbe di fare meglio degli uomini. Potrebbe, forse proprio per quello, sì. Che hanno paura. Lei è stata mai discriminata sul lavoro? No. A favore di un uomo? Fortunatamente no. Donna con... Sì, sì. Anche le donne possono stare in politica perché hanno gli stessi diritti degli uomini. E l'importante è che non fanno come quelli che fanno adesso, che entrano e poi mangiano tutti a noi che... Ma secondo te una donna ha più capacità di un uomo? Sono uguali? Per me possono avere le stesse capacità che ha un uomo. E tu, quando ti trovi di fronte e vai a votare, trovi un uomo e una donna. Guardi appunto al fatto che sia uomo o donna per sceglierlo? No, vedo le idee che hanno più che altro. Quindi che sia femmina o maschio? Non mi interessa. Ok. E questa cosa che obbligatoriamente devono stare al 50% in Parlamento? La ritieni intelligente, giusta? Per me può anche essere giusta, 50% 50%, perché anche loro, come ho detto prima, hanno gli stessi diritti di noi. E perché oggi ce ne sono così poche? Non lo so. Perché non si presentano? Perché alle donne non interessa la politica? Perché gli uomini le tengono in un angolo? Darsi che non gli interessi la politica. A te interessa? A me sì, io seguo ogni tanto. Infatti non trovo neanche giusta questa scelta qua di adesso, però bisogna convivere così. Quale scelta? Quella di Renzi in politica. Non ti piace? No, sì, mi piace, però è troppo giovane ancora, deve fare molta esperienza prima. Tu, personalmente, non hai mai pensato di metterti, di lanciarti io in politica? Ho solo 20 anni adesso, per cui... Dici che è ancora un po' presto? Eh sì. Guarda, devi fare come Renzi, hai visto come ha fatto Renzi? Io se entro, entrerò più avanti magari. Adesso guardi e certo, ti informi. Sì, perché a 21 anni non si può sapere tutte le leggi, tutte le cose burocratiche dell'Italia. Con calma. Con calma, sì. Le quote rosa vanno benissimo, anzi dovrebbero fare il 60% perché le donne capiscono più bene degli uomini. Sì? Sì. Convintissimo! Convinto. Convinto. Perché secondo lei oggi le donne sono discriminate sul posto di lavoro? Qua dipende... Ci sono di quelle che hanno dei posti di lavoro che sono delle persone che hanno anche il comando e ci sono dei posti di lavoro. Quante sono le donne che sono lì a capo delle grandi aziende? Secondo a capo delle grandi aziende nessuno. Poche. Quelle che hanno la loro azienda. Ah, ecco. Che sono partite da sole. Ecco. E adesso hanno fatto la loro azienda. Dice che noi uomini dobbiamo temere l'intelligenza delle donne? No, io penso di no. No. Non è più intelligente dell'uomo la donna, non c'è differenza. Ma tante volte dipende, non si può dare una risposta generica su queste cose qui. Io lo so cosa pensa lei, che la donna sta meglio a casa, no. A cucinare. No, per me a stirare. È meglio che esca un po', almeno. Non seguo niente, non mi attira più niente. Però quando è nella lista elettorale vede qualche donna, lei la vota o pensa che gli uomini siano più bravi manco, in politica? Manco la voto, guardi. Non perché sia donna, intendiamoci, però col mondo che va adesso... In politica meglio un uomo o meglio una donna? Per me è indifferente, basta che abbiano un principio. Eh sì, perché no? Quando lei sulla scheda elettorale vede la faccia e il nome di una donna... Ma prima di tutto ci penso sopra se è valida. Se è valida, perché no? Come in altre cose, insomma, in guida, tutto, no? Quindi un politico va votato se ha delle buone idee, sì, non se è femmina o se è maschio. Esatto. E allora perché qui stanno insistendo perché vogliono che il 50% sia donna? Cosa c'entra uomo o donna? Uno che ha buone idee, che sia uomo o sia donna, è uguale, no? Eh sì, per quello che io ho risposto così.
appunto, allora perché vogliono il 50% donne? Questo non ho capito. Quindi secondo lei non è giusta questa norma? No, non è giusto. Perché abbiamo già detto, quelli che sono validi, non so, io devo votare e guardo valida la persona, non so perché è bella o... Certo. Persona, dico, secondo non solo... Secondo lei in politica le donne, lì in politica sono lì perché sono belle, alcune... Non saprei dire questo. Dici che la bellezza trae voti? Forse un po'. Per me no. Non è mai capitato di votare qualcuna solo per l'avvenenza fisica? No. Il vestito non fa il monaco. Per me. È vero che le donne, come ci hanno detto diverse donne questa mattina, le donne saprebbero comandare meglio l'Italia, saprebbero farla funzionare meglio? È difficile rispondere a questa domanda, perché come potrei dire sì? Io solo dico persone che sono valide, che abbiamo visto come la Thatcher in Inghilterra, Merkel in Germania, dunque è lì che conta la cosa per queste cose qua. E dopo in tutto, non solo in questo. Penso io, E come... se ce ne sono così poche in Italia, perché? Ah, questo non so dire. Non saprei. Perché le donne anche non interessa la politica. Io sono italiano... d'origine istriano, mia madre era una Gasparin, dunque d'origine italiana, ma sono sposato con una di Gazzaniga e vivo in Italia dall'83, prima ero in Francia, comunque, anche se non nato in Istria, no? E non saprei dire più di così. In Francia anche lì? Sì, anche lì. Donne cosa. Poche? Sì, poche, sì. Non ho capito anch'io perché, o che non vogliono, o che non li vogliono. O sono i maschi che non le vogliono, perché sennò gli rubano la sedia. Sarà per quello. È una buona cosa. Almeno tengono alta la nostra... Il nostro parlare di donne, insomma. Perché voi cosa pensate di avere cose di più rispetto agli uomini? La pazienza. Sì? Sì. Solo quella? Sì. E in politica serve la pazienza? Sì. Anche il coordinare le cose, che magari alcuni uomini non hanno questa possibilità, non hanno questa capacità. A voi donne siete meglio da questo punto di vista? Per me sì, organizzativo sì. Quindi potrebbe essere una ragione? Sì. Ma anche sui posti di lavoro secondo lei le donne sono un po' discriminate rispetto agli uomini? C'è ancora questa cosa? Sembrerebbe di no, però ecco... A lei non è mai capitato? Non mi sono ancora fatta una ricerca personale. E non è mai capitato che abbiano preferito un altro rispetto a lei perché è uomo? No. Niente. No. Lei lavora? Sì. E non ha avuto questi problemi perché lei è il manager d'industria. No, è il capitano. Sono un manager. È il capitano, è il capo dell'azienda. Magari. In che senso, cosa ne penso? Ce ne vorrebbero di più? Assolutamente, certo che ci vorrebbero. Quindi è giusto il 50%, ha sentito la proposta della parità di genere? Sì, certo. Certo che è giusto, anche di più se è il caso. Perché le donne hanno qualcosa in più rispetto agli uomini? Io penso di sì. Cosa in particolare di più? Sono più ragionevoli. Ah sì? Sì, direi di sì. Sì. Sono più serie e ben venga questo più 50%. Ma perché ce ne sono così poche? Ah, non lo so. Alla Camera il 31%, al Senato il 29%. Questi perché sono avete sempre comandato voi uomini, quindi le donne non sono mai state prese in considerazione troppo, giusto? Ma dice che se una donna si vuole presentare in politica viene messa in un angolo? Sì, direi di sì. Ah. Direi di sì. Colpa dell'uomo. Lei non è d'accordo? No, io l'intervistatore non porta pena. Lei non dava giudizi. Io non posso esporre. Se ci fossero le liste libere, non bloccate adesso, si potesse scegliere il proprio candidato. Sì. Gli italiani, con un uomo o una donna, tra cui scegliere, cosa sceglierebbe secondo lei? Io devo scegliere? Io? No, io sceglierei una donna. Gli italiani in generale? Non lo so, secondo me siamo ancora un po'... ancora un po' difficile proprio arrivare al... Dice ancora la donna? Ancora un pochino, sì. In politica come nei posti di lavoro? Assolutamente. Perché una donna non è vista? Non dovete dirlo voi uomini perché... non devo dirlo io. Ignoranza culturale? un pochino sì. O paura, sì. Oppure gli uomini sanno benissimo anche, avete anche un po' paura, sì, anche quello. Può essere vero. Lo confermo. Ne penso una buona cosa. Sono in gamba le donne in politica. Ha sentito adesso di questa proposta, appunto, dovrebbe essere inserita nella prossima legge elettorale, parità di genere?
in Parlamento 50% sì. Donne e 50% uomini. Sarebbe una cosa giusta. Per me sì. Quindi bisogna eleggere una persona perché è donna per raggiungere il 50% o perché è valida? No, ci sono delle donne che sono in gamba. Io mi arrabbio anche che sono delle donne in Forza Italia che sono bellissime e sono anche brave. Sono belle e sono io brave. Io ho capito perché lei vota le donne. Solamente... No, perché ci sono delle donne veramente che vengono accusate, vengono, non so, perché sono belle, forse a volte non vengono considerate. Ci sono delle donne veramente in gamba in Parlamento. Anche il nostro Presidente della Camera è una donna in gamba, secondo me, dopo la mia opinione. E perché ce ne sono così poche, secondo lei? Questo non lo so. Questo dipende... Perché una donna non è interessata alla politica? No. Perché il popolo italiano preferisce votare un uomo che una donna? Penso, non lo so, questo non lo so. Però ci vorrebbero più donne, secondo me. Sarebbero far funzionare meglio l'Italia? Sì, secondo me sì. Ok. Vedremo se questa cosa passerà, vedremo come se la caveranno. Vabbè. Donne ovunque, non solo in politica. Perché cosa hanno in più le donne rispetto agli uomini? Sentiamo un po'. Sono la forza della famiglia, possono essere anche la forza per governare. Brava, hai detto giusto, in famiglia e quindi a casa, accudire i bimbi, farli crescere, dare un'educazione. Ma è maschilista che te sei? Mentre la donna, l'uomo è il lavoro e la donna è lì appunto il commissario, quello. È sempre stato così negli anni. Speriamo di no, speriamo no. Che ci si evolva un attimino. Perché la donna in politica va bene, giovane... politicante giovane, perché adesso basta, sti vecchi cosa vecchitori. Potrebbe dare in più basta. Una donna rispetto a un uomo in politica? Ma questo non lo so, sono ignorante, non te lo so dire. Quindi alla fine il conto è uguale, uomo o donna. Importante che politica, io non vedo più neanche a votare, dunque vedi tu. No, davvero? Non ci credo più a niente, Tony. Non più niente? No. Povera Italia? Sì, no, del bunker. Sei che tu tra di quelli che dicono povera Italia, ma no. Oh, povera Italia, andiamo ancora bene, dai, non lamentiamoci, però ti dico, donne e uomini, è importante che sappiano governare. Con questa onestà, cosa del 50%. Dai. Non sono informata. Tipo... 50, dicono nella prossima legge elettorale, il 50% deve essere degli eletti, deve essere donna. Vabbè, 50 e 50, non va bene, no. Ma io credo... Una cosa equa. Ma io dico, ma meglio eleggere uno che abbia delle buone idee o meglio eleggere uno perché è donna? Perché abbia delle buone idee, dai. Poi uomo o donna è uguale, hai ragione. Ti devo dare ragione stavolta. Nel tuo paese le donne fanno politica? Fanno politica, sì. Sì? Sì, Ma sono più brave o meno brave degli uomini? Sono più brave per me. Perché? Perché loro sempre fanno più buono. Quindi anche tu consigli agli italiani, mettete più donne in politica? Sì, perché le donne sono più brave, perché fanno sempre lavoro tranquillo. Gli uomini vanno via, tornano... Meglio donne per lavorare per me. Meglio donne per me. Abbiamo concluso anche questa settimana le nostre interviste da Gazzaniga, tema di attualità per il Sassone Lossagno, quello dedicato alla parità di genere in politica nel prossimo Italicum. Grazie a voi che avete seguito la nostra trasmissione, vi ricordo che potete anche rivedere in qualsiasi momento il Sassone Lossagno attraverso il canale YouTube di Antenna 2 e ovviamente i ringraziamenti di rito a voi che avete seguito la trasmissione, ma soprattutto a Riccardo Ravez per il montaggio e le riprese del Sassone allo Stagno. E buon compleanno al nostro Riccardo. È tutto, appuntamento alla prossima settimana.